Carlo Marconi non è stato solo un grande inventore, ma anche un abile imprenditore che ha saputo connettere il mondo grazie alla sua invenzione, la comunicazione wireless. Guglielmo Marconi nasce a Bologna, a Palazzo Marescalchi, il 25 aprile del 1874, da Giuseppe Marconi, proprietario terriero della campagna bolognese, e da Annie Jameson, irlandese, dell'antica famiglia dei produttori di whisky. Il giovane Guglielmo ha una fondamentale intuizione, quella di utilizzare le onde elettromagnetiche per comunicare segnali a distanza senza l'utilizzo di cavi. Fin da bambino dimostra un vivo interesse per l'elettrologia. Nel 1895, a soli 21 anni, Marconi riesce a mettere a punto un sistema che trasmette segnali oltre l'ostacolo naturale della collina dei Celestini. Il contadino Mignani, che aiuta Guglielmo, spara in aria un colpo di fucile per avvertire che l'esperimento ha avuto successo. Questo colpo di fucile segna una svolta nella vita di Guglielmo e l'inizio dell'era della comunicazione wireless. Marconi progettò 6 edifici telegrafia per coprire l'intero territorio spagnolo. Nel maggio del 1912 fu inaugurata la rete di telegrafia senza fili con stazioni ad Aranjuez, Vigo, Las Palmas, Tenerife, Cadice e Barcellona, El Prat de Llobregat. Nel caso di El Prat de Llobregat, l'impresa Marconi scelse l'architetto modernista Josep Puig i Cadafalch. Dopo i primi successi, Marconi decide di trasferirsi a Londra per dar seguito alla sua invenzione, brevettandola e facendola conoscere ai suoi potenziali investitori. Il Regno Unito è il luogo ideale per Marconi, che fonda la Wireless Telegraph and Signal Company e persegue due grandi obiettivi: come inventore quello di trasmettere messaggi alle più grandi distanze, come imprenditore quello di creare una rete di comunicazione senza fili che possa connettere tutta l'umanità. Il più importante traguardo come inventore arriva nel 1901, quando riesce a trasmettere un messaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Ci troviamo di fronte all'edificio della telegrafia Marconi. Essendo un edificio utile alla funzione che doveva svolgere la telegrafia senza fili e quindi di comunicazione, l'architettura riflette alcuni dei concetti che Puig aveva già impresso in altri edifici. Con qualche differenza potremmo riferirci all'edificio di Puig di Cadafalch, in Passei de Grasse, casa Mathieu, del 1900. L'edificio Telegrafia Marconi è un fabbricato modernista che mette in relazione tecnologia e arte. La telegrafia iniziò a funzionare nel 1912 e durante gli anni della Grande Guerra Europea, dal 1914 al 1918, ebbe una rilevanza particolare poiché tutte le notizie relative al conflitto mondiale arrivavano in Catalogna grazie alla stazione radiotelegrafica del Prat de Llobregat. La casa Marconi di El Prat de Llobregat è l'unica rimasta delle 6 che l'azienda di Marconi ha costruito per coprire l'intero territorio statale. Inoltre è una delle pochissime rimaste a livello internazionale. La casa esiste ancora oggi grazie al restauro effettuato dall'architetto Luis Domènech e voluto dall'aeroporto di Barcellona e dal comune di El Prat de Llobregat. Quando siamo arrivati qui nel 2000 su incarico di AENA, l'azienda aeroportuale, dovevamo restaurare la fattoria di La Ricarda e la casa Marconi. La casa Marconi era in uno stato piuttosto decadente perché era stata invasa dal bestiame che pascolava in questi campi. Devo dire che quando siamo entrati qui non abbiamo trovato alcun residuo di piani, documenti antichi, né alcun mobile, per cui abbiamo dovuto partire da una situazione ex novo. Ci troviamo nell'edificio di Casa Ramona a Barcellona. Si tratta di una fabbrica realizzata dall'architetto Josep Puig i Cadafalch, una delle 4 opere di architettura industriale che questo architetto modernista ha realizzato nel corso della sua carriera.
Analizzando la totalità delle sue opere di architettura industriale, ad eccezione di Casa Ramone, le altre sono poco conosciute. Stiamo parlando della fabbrica Carbonelli Susanna a Canet del Mar, le cave Scordoniù e ovviamente l'edificio della telegrafia Marconi ai Prat de Llobregat. Thank you.